Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute, benvenuti, bentornate e bentornati a un altro Primaria Live, un altro appuntamento con Arte e Musica, uno dei nostri, un appuntamento oggi particolare. Andiamo subito a vedere, poi vi dico man mano anche perché. Allora, naturalmente l'appuntamento è con Alessandra Falconi, eccola lì. Ciao Alessandra. Buon pomeriggio. Buonasera a tutte. È già il luogo dove sono con la stufa, i piatti da montagna, vi fa capire dove all'incirca io possa essere. Mauro, buon pomeriggio anche a te e speriamo che la connessione tenga e ringraziamo il ristorante Dalla Maria che mi presta il wifi e un posto coperto perché fuori c'è il diluvio e quindi non è che si potesse proprio stare all'aperto con tutte queste norme Covid. Siamo messi così oggi. È per quello che dicevo che oggi era un collegamento particolare, perché tu sei al ristorante da Maria, Alessandra. Ok, così facciamo anche un po' di pubblicità. Esatto. Facciamo È la anche un grande pochino di fuori. e si mangia benissimo. Così mettiamo un po' di arte. E poi lì dietro c'è anche Elisabetta. Eccola qua. Ciao Elisabetta. Io sono qui in atelier e sta grandinando in questo momento. È Infatti, allora, fantastico. dicevo prima che è un pomeriggio. Elisabetta, tra l'altro, non la vedo, ma c'è anche Giulia con te, lo so perché l'ho vista. Ah, ma proprio non vuoi. Ah, vabbè, ho fatto un disastro. Vabbè, niente. Pensavo che la sorpresa Se la ci fai comunque qui facessi. vicino a me, Ah, eccola qua. ok. Non ci siamo Ciao. preparati abbastanza. Ciao. Dicevo che è un pomeriggio un pochettino particolare perché prima quando ci siamo, dico a tutti, prima quando ci siamo collegati, ci siamo visti, credo che sia caduta la connessione di uno e dell'altro forse una decina di volte, nel senso che grandina dappertutto, qui a Milano invece siamo abbastanza con il sole, però niente, va bene così, noi sarà lo stesso un grande pomeriggio, un grande webinar. Io, allora, lo scrivevo oggi. Questo è l'ultimo appuntamento con Arte e Musica, ma l'ultimo appuntamento per il momento, perché voglio rassicurare un pochettino anche tutti, perché io non vi voglio non vi perdiamo per strada. Dovrei ripresentarvi ancora una volta, ma non lo faccio, e no, non lo faccio perché dobbiamo andare di corsa. Io dico solo che Alessandra Falconi e Elisabetta Garilli sono le nostre autrici, le autrici Fabri Erickson per Arte e Musica, nel senso che i loro libri di Arte e Musica, percorsi di Arte e Musica, sono in tutte le novità Fabri Erickson del 2021, sono in Sorrido Imparo Cresce, sono in Una valigia per crescere, sono in Sorrido Imparo Linguaggi, sono nella valigia delle storie più, e molti di voi hanno già avuto tra le mani questi loro libri, quelli che io chiamo libri, e loro poi mi rimproverano, sono libri quaderni, va bene, ecco, così lo dico. Oggi ci andranno a raccontare ancora qualcosa, ancora un po' di cose dei loro percorsi, lo faranno nel solito modo, con un sacco di bello e con un sacco di sorprese anche per noi, quindi è sempre una sorpresa. Vi lascio partire anche perché ve lo dico adesso, perché poi voi andate fuori tempo sempre. Io so, ho avuto ordine da voi, oltretutto, di interrompervi assolutamente alle 17:20. Io alle 5:20, cascasse il mondo, devo interrompervi perché deve accadere. Vedremo che cosa. Allora, partiamo, andiamo. Partiamo con questo viaggio tra mappe, storie, immagini, forme, suoni. Partiamo, Luca, mandaci le slide. Eccole qui. Guidatemi voi, io faccio il vostro gira slide, va bene? Che bello questo. Allora, oggi inizio con è una conclusione alla quale
3D io teniamo tantissimo. Perché è l'unione in cui l'arte parlano e si offrono. Perciò chiedo a Mauro se gentilmente può già mandare la prima slide. Ecco, iniziamo con questa mappa stellare. Adesso voi ci direte a me, ad Alessandra, ma cosa c'entra una mappa stellare parlando di arte e musica? Ebbene sì, è un capolavoro dell'universo al quale noi siamo chiamati ad assistere. Guardate, la scelta è un po' particolare, quella di iniziare con una mappa stellare che per noi, che saremo a Verona, puntando il naso all'insù, il 15 maggio per gli astrofili, il cielo, se non pieno di nubi e nuvole, sarà visibile con questo movimento. E questo è qualcosa di straordinario, un po' una lettura del futuro di ciò che sarà fra un paio di giorni, ma non è tanto per parlarvi questa sera delle costellazioni o per parlarvi di altre competenze, ma è per portare questo naso all'insù e osservare come nel disegno del cielo, di un cielo notturno, si esprime disegnando per noi costantemente, e questo è qualcosa di affascinante. Io, osservando questa mappa, a un certo punto ho detto: è vero, c'è un topo. E chi era accanto a me ha detto: in che senso c'è un topo? Sì, c'è disegnato un topo, se lo vedi bene. E poi c'è anche un pappagallo con le ali aperte. E poi ci sono tantissime altre forme che si esprimono. Pensate come il cielo disegna. E dentro questa forma sferica nella quale noi ci esprimiamo e viviamo quotidianamente, in un viaggio incredibile con l'incontro di qualcosa che a volte forse non ci prendiamo neanche tanto il tempo di soffermarci e domandarci. E questo ci sembrava bello con Alessandra iniziare con qualcosa che c'è e che forse però o diamo per scontato o forse non riusciamo a leggere la meraviglia dell'arte che sta sopra di noi. Eppure, nello stesso modo, continua il viaggio nella slide successiva, osservando una mappa che ho anche poi riportato qui per mostrarvela un po' meglio, del 1800, in questo libro dedicato alle grandi mappe. È un libro straordinario. E guardate un po', non so se riesco a farvela vedere bene, questa mappa creata. L'autore è ignoto, però è una lettura fra cinesi e coreani, e a me ha affascinato tantissimo perché non so pronunciare realmente bene il nome di questa mappa, perché non ho avuto il tempo onestamente di chiedere come si pronunciava, penso Cho Onado. Però quello che volevo condividere con voi è il titolo tradotto, carta di tutto quello che sta sotto il cielo. È la lettura che viene data attraverso simboli, e questa grafia straordinaria rende, diciamo, il movimento dell'arte dentro la mappa qualcosa di unico. Ma non solo un movimento di arte, anche un movimento sonoro, perché allontanandoci dal cercare di codificare questi simboli, potremmo vederne una partitura di simboli in movimento, e potremmo anche dare una lettura sonora, così come potevamo darla nella mappa stellare. Quello che vorremmo condividere con voi è un viaggio dell'arte e della musica che si continua ad esprimere nella nostra esistenza. È tutto arte, è tutto musica. Bisogna, come dire, avere il desiderio e la voglia di accendere anche nuove curiosità e nuovi movimenti di sapere. E noi siamo in mezzo fra questo cielo e questa terra, e ci esprimiamo costantemente creando anche noi quotidianamente. E allora, andando alla slide successiva, ecco che entriamo nel famoso il mio libro di arte e musica. Eccolo qua. Questa è una lettura che con Alessandra, che devo dire
Direi che questo quadro, lo chiamo così, questa espressione pittorica arriva da Alessandra, è Alessandra che me l'ha fatto conoscere, me ne sono fortemente innamorata. Questo, no, non so se sto pronunciando bene, Ivan Rabuzin, questo pittore croato che ha una capacità di illustrare, di dipingere straordinaria, ed è il suo modo di presentarsi a noi, è dentro realmente una sequenza ritmica. E infatti abbiamo scritto: il paesaggio può essere osservato dal cielo come dalla terra, e la sua rappresentazione può portarci a leggere il ritmo di un paesaggio. Se, in questo, non so se riuscite a vederlo bene, ma la sequenza di questa immagine è data da ritmi che continuano a ripetersi: il ritmo del cielo, queste colline, diciamo, che si spostano dentro questa forma accogliente, rotonda, che poi accoglie questa foresta che a sua volta continua a pronunciare quel ritmo, fino ad arrivare a questi campi di grano che continuano a rimanere dentro a un movimento ondulatorio. La cosa affascinante è l'espressione ritmica di questo quadro, ma anche la ricerca di questo pittore. Perciò abbiamo incominciato a pensare quanto sarebbe stato bello invitare i bambini ad osservare questa pittura, questo modo di dipingere, e di cominciare a vedere come un quadro è un'espressione ritmica, oltre che melodica, armonica, timbrica. Ma in questo caso, nella scelta di questo quadro, vi è veramente una sequenza ritmica, qualcosa che si ripete portando sempre l'espansione della forma e poi creando, diciamo, un viaggio anche di proporzioni terribilmente affascinante. E allora ci siamo dette con Alessandra: ma non sarebbe bello provare a chiedere ai bambini di incominciare a disegnare ascoltando, però dando magari in questo caso il gusto del segno grafico di Rabuzin, cioè chiediamo a loro di comporre osservando questo tratto, e anche proviamo a creare una musica che li accompagni dentro a questa creazione. E infatti nella slide successiva che adesso Mauro vi mostra, avere solo la traccia sonora. Adesso, come diciamo suggerimento nella traccia sonora, abbiamo scritto: vivo le sue forme e i suoi movimenti, per poi creare, ascoltando un nuovo paesaggio, osservando il tratto di Rabuzin. Adesso vi chiediamo di provare ad ascoltare questa traccia sonora che abbiamo creato proprio osservando e studiando il tratto di questo pittore, e poi proviamo a creare qualcosa insieme.
Dunque, mi verrebbe da chiedervi, sentite questo ritmo? È un ritmo ostinato, è un ritmo che continua a ripetersi. Anzi, nel disegno che vi chiediamo di fare, potete accogliere qualcosa che incomincia ad esprimersi dentro ad una forma e poi si ripete dentro quella forma e poi avanza qualcosa che raddoppia quella forma fino a quando arriva una melodia che si inserisce dentro al ritmo di quello che state illustrando, ritmo e melodia che entrano all'interno di un'espressione artistica, di una forma d'arte che voi e i vostri bambini andranno a creare ascoltando. E poi viene da chiedere quale colore scelgo, quale tratto porto nel mio quadro, quando il segno è spesso, quando è più sottile, quando il segno è presente vicino e quando il segno si allontana, e che forma do questa melodia che si inserisce nel quadro, nel disegno, parlando di sé. Sarebbe bello poter vedere adesso quello che voi state creando, ascoltando. Ma l'immagine successiva che sta per introdurre Alessandra forse vi può guidare dentro alla scoperta anche dei timbri. Grazie Elisabetta. Io ho un pochino di ritardo, quindi se poi magari voi mi dite tu, Mauro e Luca, se si sente tutto correttamente. Elisabetta vi ha introdotto, grazie Mauro, Elisabetta vi ha cominciato a introdurre questo lavoro sul paesaggio che fa parte della nostra proposta per la quinta elementare, e mentre Elisabetta parlava io intanto leggevo anche i vostri commenti e due mi hanno colpito. Un insegnante ha detto c'è bisogno di rallentare, è vero, già questa immagine che io vi ho messo qui vi dice subito come questo lavoro sul paesaggio sonoro per noi è un modo per far rallentare i bambini perché possano attraverso il segno grafico e attraverso la musica riuscire veramente ad esplorare una dimensione di bellezza che è quella della natura e il luogo in cui vivono. Un altro insegnante ci scriveva prima: questa musica sembra aiutare il segno grafico. Sì, perché non dimenticate che Elisabetta Garilli non ha preso queste musiche, le ha scritte in modo che voi e i bambini siate veramente guidati nel migliore dei modi dentro le attività che vi vorremmo proporre. Allora, quando noi parliamo di paesaggio e parliamo di paesaggio sonoro, abbiamo tutta una serie di elementi che è bello poter esplorare con i bambini. E io per cominciare questo viaggio in modo più ufficiale e serioso vi volevo proporre una pagina da Luigi Ghirri, è stato uno dei più importanti fotografi italiani, immagino che molti di voi lo conosceranno, L'omino sul ciglio del burrone, perché fa una sintesi bellissima del paesaggio sonoro, visto dagli occhi di un fotografo di primo livello. E lui scrive: c'è una strana e misteriosa parentela tra suono e immagine che mi ha sempre affascinato. Forse è da questo sottile e quasi impercettibile legame che nasce la mia passione per la musica. Mi piace anche questo semplice gesto dell'ascoltare, questo stato di attenzione e di attesa all'interno del paesaggio sonoro, non molto diverso dallo scrutare un paesaggio del mondo per incontrare o costruire uno sguardo. Forse il suono e l'immagine hanno una loro legge interna che ce li fa sembrare così straordinariamente familiari e abituali, ma contemporaneamente sembrano avvicinarsi al regno del misterioso. Così
canzoni e fotografie mi sembrano sempre piccole illuminazioni, squarci visionari che si consegnano a noi per diventare semplicemente parte della nostra vita. Allora immaginate di essere di fronte a questo signor albero all'alba. Che suoni stiamo ascoltando? Proprio se potessimo entrare in questo paesaggio, provate a immaginare i rumori che ci avvolgono. Mauro, ti chiederei di far vedere la seconda fotografia che ho messo. Qui siamo davanti al mare e questa è un'opera fatta dai bambini delle scuole dell'infanzia, è un giardino, è un omaggio a questo orizzonte. Questo fiore, che suoni, che rumori, che voci ha intorno? Come soffia il vento e che cosa si stanno raccontando gli uccelli mentre prendono il volo? Mauro, vai pure all'immagine successiva. Questa è una bolla di sapone gigante, qui siamo sul porto di Cesenatico. Questa è una, penso, delle foto più belle che mi sia mai riuscita di scattare. La delicatezza, proprio questa bolla, dov'è? Se noi proprio, penso che probabilmente i suoni sono l'unico modo di farci sentire la storia e la vita di questa bolla. E allora, e qui Mauro vai pure alla slide successiva, proprio perché stiamo parlando di paesaggio, tutte le cose che non fanno rumore, come le possiamo trasformare, come le possiamo raccontare, come le possiamo mostrare, condividere, se immaginiamo un segno grafico e un pentagramma, l'erba che cresce, la terra che gira, e poi proviamo a immaginare anche i bambini e le bambine quante cose potrebbero aggiungere. E tutto quello che non fa rumore, eppure ci immerge, probabilmente nella parte più poetica, più infinita del paesaggio, quella che forse ci fa sentire che c'è una dimensione così potente, così profonda, che forse si chiama Dio, forse si chiama poesia, non lo sappiamo. E allora Mauro, io vorrei che tu facessi vedere la slide successiva e se ci apri questo video. Questo è, spero che non si sia tagliato, ecco qua vedete il mio finestrino, questo è un volo, è un cielo sopra Parigi, e guardate queste nuvole che cosa sono? Sono completamente piatte. Allora provate a immaginare un bambino che cosa può fare in un mondo come questo. È chiaro che la prima cosa, come facciamo a descrivere? Guardate, qui adesso mano a mano noi entriamo dentro questo mondo di nuvole. Io vedo purtroppo il video con la mia connessione. Tempo. Ma questo oceano, questo orizzonte di nuvole, che ad un certo punto ti dici: ma dove siamo? Siamo ancora sul pianeta Terra? Che cosa, che suoni queste nuvole stanno ascoltando? Che cosa gli arriva di tutto il fracasso, di tutto il nostro sognare, chiacchierare, inquietarci, pensare, fare e disfare dalla mattina alla sera, in questo mondo che a un certo punto sembra tutto così ordinato? E adesso vi vorrei far vedere una mostra che appunto di questi tempi sappiamo non è stato facile fare un po' di vita culturale. Mauro, se passi alla slide successiva, intanto fai partire il video. Qui siamo in un appartamento di Parigi e c'è una bella restituzione di un paesaggio. Allora provate a immaginare quanto i nostri bambini, le loro famiglie, i nostri adolescenti hanno utilizzato i cellulari in questo durante questa lunga pandemia, molto più probabilmente di prima, come ci siamo già detti tante volte. E qui questa artista che cosa fa? Riprende, Mauro, lo riesce a far partire, che in effetti avevo fatto pochi secondi e non so quanto le insegnanti siano riusciti a vedere. Sono micro riprese del paesaggio, è l'erba, è il cielo, e il movimento, la vita che c'è all'interno di un paesaggio ci viene restituita con queste macchine un po' strane che quasi ricordano le macchine inutili di Bruno Munari, dove piccoli pezzi di natura e di paesaggio entrano dentro i cellulari come immagine e come
musica. Quindi anche qui per dirvi che quello che insieme ad Elisabetta abbiamo messo in questo quaderno per bambini, a noi piace chiamarlo appunto un po' libro, un po' quaderno, perché cerca in qualche modo sempre di raccordare uno stimolo e una voglia di proporsi ai bambini in un certo modo, con la possibilità per i bambini veramente di essere protagonisti e di prendere quelle pagine e di fare tutto quello che vogliono. Però sappiamo che ogni pagina è il là di una cosa, e quindi tutto quello che poi può nascere, ad esempio chiedendo ai nostri bambini di esplorare il paesaggio in cui vivono nei fine settimana, adesso siamo contro l'estate, che significa avranno, speriamo, tanto tempo per godersi mamma e papà non più in casa, tanti paesaggi da attraversare. I nostri cellulari, quelli della mamma e del babbo, possono diventare degli strumenti con cui registrare dei piccoli paesaggi, ma non le grandi cose, veramente l'erba che cresce, la nuvola che si sposta, il vento che arriva. Prima abbiamo avuto la possibilità di vedere una nuvola immensa, gigante, che nel suo essere così grigia e buia ha quasi tracciato un orizzonte sopra le montagne. È chiaro che di fronte a questa potenza tu cosa fai? Puoi solo ascoltare il rumore di una natura così silenziosa che toglie veramente tutte le parole. E andiamo avanti, Mauro? E anche qui continuare con i bambini poi a dirci quali sono ad esempio i rumori che potremmo sentire in fondo al mare, per tutti i bambini che magari esploreranno l'acqua al posto appunto delle montagne come invece farò io. Questo è un laboratorio molto bello, io per la prima volta l'ho fatto con Michela Dezzani grazie al metodo Bruno Munari, e Michela ci ha accompagnato in questa esplorazione dove un grande rotolo di carta era già posizionato con delle onde, e quindi nel momento in cui il colore versato con il cucchiaio direttamente dai piattini arrivava in cima a queste onde, un po' veramente come quando il mare in tempesta in qualche modo esplode, il colore cola e veramente restituisce la bellezza di quest'acqua, di questo colore che riempie tutta la superficie. E qui possiamo immaginare di essere con i bambini in un paesaggio marino e di cominciare attraverso i suoni, i rumori e completandolo magari con il segno grafico a costruire dei paesaggi dentro i quali una parte del nostro corpo probabilmente non potrà entrare mai. Noi non potremo veramente camminare su quella nuvola bellissima che vi ho fatto vedere, difficilmente potremo camminare sul fondale marino, non possiamo ascoltare come fa una bolla di sapone, però nel momento in cui concediamo ai bambini di esplorare il mondo così, secondo me, come ci dice Ghirri, probabilmente abbiamo il diritto di avvicinarci al regno del misterioso, lasciando, perché su questo i bambini ci insegnano veramente come questa dimensione sia a volte meglio colta da loro, che ancora più di noi sanno che dietro una porta c'è un'altra porta, dietro uno specchio c'è un altro specchio, sotto un pavimento c'è un altro pavimento, dietro un viso c'è un altro viso. Quindi questa voglia in qualche modo di continuare a cercare, no? Di godersi tutte le cose che arrivano, senza la fretta invece con cui spesso noi interrompiamo le loro esplorazioni. Io, Mauro, ti chiederei di andare alla slide successiva, perché questa è Arianna Sedioli, una musicista anche lei, che in questo caso vorrei farvi conoscere, perché Arianna lavora con uno scultore, e visto che stiamo parlando di paesaggi, a me ha sempre colpito questa sua scultura musicale, che è di una bellezza incredibile. Poi è chiaro, è fatta con mezzi meravigliosi ed è veramente un'esperienza plurisensoriale bellissima. Però immaginiamoci all'interno di una cornice che magari potremmo anche costruire prima della fine della scuola. Noi potessimo immaginare un pentagramma dove i bambini durante l'estate sceglieranno se ospitare un fiore, una foglia, un sassolino, un oggetto, una carta di caramella, come veramente poi Elisabetta sa, per fortuna la musicista è lei, perché però
come possiamo far passare in qualche modo in questi piccoli paesaggi tutta una serie di suoni, di ricordi e di emozioni che magari poi a settembre ci permetteranno di ripartire insieme attraverso tutti quei paesaggi sonori che ci auguriamo i bambini incontrino dopo il troppo tempo passato chiusi in casa. E io l'ultima cosa che vi faccio vedere, poi ripasso la parola a Elisabetta, e invece questo lavoro qua, perché ne avevamo già un pochino parlato, ma mi piaceva ritornare un attimo con voi, perché in questo caso questa è Rimini, sono dei manifesti sonori. Questo è stato un progetto sempre sviluppato appunto insieme ad Elisabetta Garilli e ad un festival che noi facciamo grazie al progetto S20 Farfalla. Questo è un disegno di Walid Taher, appunto un artista arabo egiziano, e qui che cosa accade? Ci sono dei codici, dei QR code. Questo bambino che vedete è il bimbo di una maestra a cui la mamma ha fatto la foto, perché loro hanno cercato questi manifesti tutti diversi, dove noi abbiamo messo queste tracce sonore che sono state la base poi di un lavoro compositivo più approfondito che Elisabetta e la Garilli Sound Project ha fatto, creando appunto Truncherum Pam Pum Pera. Ma quelle che sono state le prime tracce, le canzoni, le voci e il coraggio di queste voci, perché mettersi a cantare, donare una filastrocca in una lingua che non è la tua, godersi qualcosa che non capisce, che sta veramente tutta nel suono, è stato per noi un regalo grande. Quindi farlo abitare nella città dove queste comunità abitano, non sempre con una tenenza di diritti, perché sappiamo ancora che non abbiamo società multiculturali che pesano le culture allo stesso modo e che riescono a dare gli stessi diritti e le stesse opportunità a tutti i bambini e a tutte le bambine, far abitare queste filastrocche dentro i nostri quartieri è stato veramente un provvisorio paesaggio sonoro che ci è piaciuto creare e condividere con le persone. Betta, io ti passo la parola e rimetto muto, così la caldaia smette probabilmente la stufa di fare rumore. Grazie Ale. Mauro, puoi proseguire, grazie, con le slide. Stavo pensando adesso come questo tempo di rallentare cambia anche il suono vocale, no? Dove tutto si appoggia, dove ci appoggiamo un po' di più anche sulla nostra sedia dove siamo seduti in questo momento. E continuando a viaggiare nel quaderno, nel libro, questo andar per mappe ci ha fatto riflettere sulla possibilità delle forme e di quante forme emergono in una mappa. Forme che vanno create, scoperte, sentite, forme che sono chiamate dal suono, forme che sono chiamate dai nostri pensieri, dal nostro modo di ascoltare, dal nostro modo di essere. Appoggiando un libro con un altro libro, qui ci sono le presentazioni di Kandinsky, di Calder, delle sue espressioni, e guardando e sfogliando questo libro meraviglioso dedicato a Calder, compaiono forme su forme, movimenti su movimenti, e sono rimasta ad ascoltare quanto un movimento crea un suono dentro un suono, uno spostamento anche di suono, come nelle sculture che prima vi presentava Alessandra. E allora abbiamo incominciato ad osservare le forme che diventano anche forse sequenzia. Ecco qui, questo aspetto dell'interpretazione, di come sento io, che è diverso da come puoi sentire tu, va sempre, come dire, portato sul palmo della mano. È molto importante questo, perché ognuno di noi le parole in maniera differente, per dove è, per capire una cosa,
e per un altro bambino vuol dire magari addirittura il suo opposto. E questo creare forme, cercare anche di guardare come armoniosamente si mettono in dialogo e dunque far nascere forma dentro la forma e cercare di equilibrare e di far nascere un dialogo che racconta storie, forme che dicono, forme che narrano. Allora, nel desiderio di incominciare ad entrare in questo spazio nuovo di creazione, con Alessandra, Mauro puoi avanzare, sai, grazie, ci siamo spostate ancora di più dentro quel viaggio che lei anticipava sulle mappe sonore. Cioè, io posso dare dei simboli al suono, simboli in questo caso che abbiamo annunciato molto codificati, ma poi simboli che possono trasformarsi e prendere veramente dei codici nuovi, quelli che io sento. Questo suono lo percepisco così e a questo suono allineo questo simbolo. Quello che io sento, non è detto che per me la macchina sia disegnata come una macchina, il suono delle ruote che in questo momento stanno passando e stanno suonando la pioggia, la ruota che suona la pioggia, ecco che mi verrebbe da creare un simbolo nuovo. Oppure il suono della pioggia che picchietta in questo momento le nostre finestre. Ecco che io affido al suono un simbolo, ma quello che io sento, quello che si avvicina, quello che io decido di interpretare, anche questo è importantissimo. Non arrivare a dire no, il suono di un'occhietta che passa deve essere fatto così, perché sennò no, come facciamo a capire che è un'occhietta che passa? E invece la cosa interessante è lasciarci sorprendere dall'interpretazione di ogni bambino. E lì diventa una mappa col naso all'insù, una mappa col naso all'ingiù, completamente nuova. Puoi andare avanti, Mauro, grazie. Ecco, qui è Alessandra che ha portato un contributo veramente straordinario. Vai, Alessandra, dire. Io, Betta, non riesco a sentirti, ma non so più se sono io ed è la mia connessione. Vedo però che anche le persone hanno un po' di problemi in chat. No, Mauro, ci aiuti a capire? Sì, sì. Non c'è, no, non è un problema, non è un problema grosso. Ci sono stati, volevo interrompere Elisabetta prima, c'è stato un attimo, un pochettino di tempo fa, in cui si è interrotta lei, però poi probabilmente hai qualche problemino tu, nel senso che adesso si sente bene, c'è qualche scatto ogni tanto, okay. Ma è la grandine su Verona, è da qualche parte, perché vedo che cioè, quelli che sono in quella zona hanno più difficoltà. Prima avevo qualche difficoltà anch'io e sono i temporali in corso oggi. Adesso la slide la vedi, Alessandra, giusto? Quindi sì, puoi andare. Sì, sì, infatti. Sì, grazie Bette, che in effetti avevo paura di non sentire quando mi passavi la parola, perché a un certo punto ho sentito il vuoto cosmico e ho detto oddio, sono rimasta da sola. Ma rimango anch'io così di tempo. Sì, esatto, grazie Mauro. Questo in effetti è un esempio di mappa nata in una scuola a San Marino da una maestra veramente molto brava. Allora, in questo caso la maestra è partita da un'app che potete utilizzare anche voi, che chiama Luisca, perché è gratuita e la trovate disponibile per tutti i dispositivi, ma vi dà subito l'idea di che cosa si potrebbe fare con una mappa sonora. Perché, come vi ha detto Elisabetta, c'è tutto il lavoro sul nostro territorio, sui luoghi di vita dei bambini e delle bambine, che possiamo sia immaginare di fare individualmente, dando a tutti i bambini la possibilità di esplorare il proprio sonoro, ma possiamo anche decidere di farlo in classe, costruendo una leggenda collettivamente e quindi ponendoci il problema di come i simboli parlano e di come in qualche modo hanno bisogno di essere univoci, perché altrimenti non riusciamo a capirci. Costruire quindi una mappa passando per la sua leggenda diventa tutto un lavoro sul significato, la costruzione di significato e l'emersione delle interpretazioni dei bambini, che diventa veramente meraviglioso. Poi a quel punto possiamo veramente partire tutti, perché chi abiterà più fuori paese, chi abita in centro città, chi abita all'ultimo piano, chi invece sta appunto
appunto vicino a un semaforo e senti in continuazione le macchine che accelerano quando arriva il verde, le nostre mappe sonore saranno in effetti disegnate in modo diverso. E qui in questo caso vedete come tutto quello che è collettivo è colorato, e a matita abbiamo la mappa sonora, e questa è sempre stata un'immagine che mi è piaciuta molto, perché quando vedi bambini che esplodono così rispetto a delle piccole cose che noi mettiamo a disposizione, perché non sappiamo mai poi fino in fondo come loro se ne appropriano e che cosa tirano fuori, riesci un po' ad avere la misura di come a volte si riesca veramente a essere utili alle maestre, ai bambini e alle scuole. Betta, io adesso ti ripasso la linea e aspetto poi le slide successive. Ale, scusa un attimo, puoi ripetere il nome, sì, dell'app? Perché che citavi? Sì, l'app si chiama Luisca, si è scritto Livorno, Otranto, Udine, Imola, Sondrio, Casa, Ancona. Perché si chiama così? Perché lui, Bertrand Cassel, è stato ha cercato di costruire uno strumento musicale che facesse interagire la musica con i colori. E quindi immaginate una sorta di pianoforte dove Elisabetta si mette a suonare e escono anche i colori. C'è tutta una ricerca meravigliosa, appunto, che coniuga questi due linguaggi, anche perché prima Elisabetta vi mostrava l'attività sulle forme. In effetti spesso io e lei ci siamo trovate nelle condizioni di dire: come facciamo, fra virgolette, a spiegare, perché poi noi non spieghiamo mai niente che non ci piace spiegare, più bello quando i bambini capiscono da soli, come facciamo a presentare ai bambini delle cose fondamentali in musica, l'interpretazione, la sequenza, appoggiandoci ad un linguaggio visivo dove a volte il vedere, il fare esperienza, perché quando tu hai tre post-it, quei post-it ogni bambino li può ritagliare in n modi, e quando la regola è ritaglia, ma poi tutto quello che tu hai ritagliato usalo per la tua composizione, quando i bambini vedono uscire 27 pagine di quaderno diverse si rendono conto che la partenza è sempre quella, un po' come le note musicali in qualche modo, ma tutto quello che noi ci possiamo fare veramente poi apre alla nostra creatività, alla nostra voglia di fare ricerca. Quindi io penso un altro piccolo sforzo che abbiamo cercato di fare è stato quello del dire alcune cose teoriche di cui la musica ha bisogno per poter in qualche modo entrare in dialogo con i bambini, come possiamo aprire la porta a questi mondi grazie ad un pensiero grafico-visivo che permetta di fare vedere, e quindi poi di essere pronto a trasferire quell'esperienza che lui ha fatto, fra virgolette, in arte, in un altro luogo che è musica. E anche questo ci sembrava un bel modo, perché quando il bambino riesce a fare questo passaggio da una disciplina all'altra, noi sappiamo che sta dando qualcosa di molto importante. Lui ha fatto un'esperienza così profonda che a quel punto è diventata qualcosa che gli permette di affrontare il nuovo con una struttura che lui ha creato in qualcosa che conosce un pochino meglio. Quindi va verso e ancora non sa, grazie a qualcosa che lui conosce, perché tre post-it e le forbici le sa gestire bene. E io però mi taccio, perché sono già, mancano 4 minuti alla sorpresa, Betta. Quindi mi adesso sa che forse dobbiamo scegliere le cose più importanti. Cosa? Perché tanto la sorpresa risponde alla domanda, tra l'altro. Quindi, vabbè, ti lascio andare, vai Elisabetta. Esatto. Allora, vai pure alla slide successiva, Mauro. Ecco, continuiamo sempre con l'immagine di Calder, però all'interno di queste mappe sonore, questo io sono qui, chiamerebbe veramente tantissimo lavoro, cerco di fare una sintesi. La mappa può essere espressione di gioco e ricerca uditiva. Questo desiderio di muovere l'ascolto nei nostri bambini e di far scoprire come sentono
e annullano, perché il frastuono delle giornate, il frastuono della giornata porta, come dire, a eliminare tutto quello che è la costruzione del suono dentro di noi e l'accompagnamento della memoria del suono dentro di noi. E perciò in uno degli esercizi proponiamo di creare una mappa sonora da dove io sono pongo tutto il percorso, che potrebbe essere da casa a scuola, da scuola a casa, ma viaggiando attraverso i suoni, quello che io sento, e incominciando a portarli dentro dei simboli che vado a creare, e con dei codici, con dei colori, non so, io sento il suono delle campane quando esco, poi non lo sento più. Qual è quel suono invece che durante il mio tragitto continua a ripetersi? Qual è quel suono che è sempre presente, mentre quello che arriva e se ne va? E poi un lavoro straordinario che io spesso, a me piace fare a scuola, è la mappa sonora dell'ambiente scolastico, cioè usciamo nei corridoi come dei detective di suoni e incominciamo a piccoli gruppi a descrivere dalla mia classe a un'altra classe che cosa sento, dall'altra classe all'altra classe che cosa sento, fino ad arrivare all'altro, poi al giardino. Una mappa sonora, incomincio a ragionare con indicazioni create dai suoni. E vi assicuro che questo è un momento molto importante, uno per domandarci noi adulti come ascoltiamo e che cosa sentiamo realmente, e poi come ascoltano i nostri bambini, quali sono i loro punti di riferimento sonori all'interno di un ambiente e dove si appoggiano, quali sono i suoni che creano in loro sicurezza, quali sono i suoni che in loro creano incertezza, insicurezza. E sempre tutto questo dentro alla capacità del suono di dire e di raccontare. Nella slide successiva proponiamo con Alessandro un lavoro al quale veramente penso un lavoro magico, cioè la capacità di osservare. È vero che c'è questo connubio sinestetico, la sinestesia, la capacità di vedere attraverso un'immagine e sentire. E allora, osservando questa straordinaria immagine, io cosa posso sentire? Che cosa si rivela in me a livello uditivo? Ed ecco che incomincio a tradurlo attraverso dei suoni che noi abbiamo creato, proprio osservando questa immagine. Ascoltateli un attimo. Abbiamo creato quello che l'immagine proiettava dentro di noi, questo flusso di suoni, di bronci anche, di qualcosa che si sta muovendo, come in questo momento chiamato acqua, ma forse anche espressioni di gioco. E poi abbiamo continuato questa storia sonora che inizia da un'immagine, l'abbiamo trasformata in suono, ed è nella slide successiva, Mauro, laddove noi incominciamo ad indagare qualcosa di fantastico. Lo sai che si può raccontare una storia anche senza usare le parole? E da quell'immagine abbiamo continuato a raccontare ciò che avviene. Ed ecco che chiediamo ai bambini di illustrare, di cambiare il gioco. Ascoltiamo per dipingere e per far proseguire questa storia. Ed ecco che vi facciamo sentire questa sequenza che va a creare il racconto. Sulla sequenza, Betta,
Dunque si spero può di averla fatta giusta. Sì, si può raccontare con i suoni. E il suono è l'aspetto interessante è come l'immagine crea il suono e il suono crea l'immagine, in questo scambio di ascolto e di relazione fra le arti. Vai Alessandra. Adesso e quindi qui fatto... l'idea in... Abbiamo fatto tardi, Mauro. No, dico l'ultima cosa, poi lasciamo la parola alla sorpresa. Sì. Solo per dire alle nostre maestre che appunto ci piaceva l'idea di far lavorare sulle sequenze partendo dall'opposto questa volta. È la musica che guida l'immaginazione dei bambini. Abbiamo visto quei bimbi sotto la pioggia. Che cosa accade nelle sequenze successive? E come possiamo continuare ad esplorare il paesaggio in cui viviamo andando per sequenze? Allora vi racconto solo un esercizio molto bello e molto velocemente che io ho scoperto per caso all'interno di un libro sugli esercizi fatti nelle scuole d'arte dagli artisti. Ognuno di loro ha raccontato un esercizio che gli era rimasto particolarmente impresso. Un artista racconta questo: la sua prof chiese di andare in giro per il paesaggio solamente con un foglio di carta e dei colori e di lasciarsi guidare dai colori segnando e colorando, quindi all'improvviso un albero colpisce il mio sguardo, utilizzerò il verde, poi c'è una nuvola che cattura la mia attenzione e userò il bianco, poi mi fermo a guardare un uccello, ogni volta il colore come guida, sequenza dopo sequenza, fotografia dopo fotografia di quel paesaggio che ho davanti e poi andando a rileggere quel paesaggio verde, bianco, nero, azzurro, azzurro, verde, bianco, nero, tutto quello che quel paesaggio mi ha restituito a livello di colore. Mi è sembrato un esercizio bellissimo da condividere con voi perché potrebbe essere una piccola idea per riattivare lo sguardo dei nostri bambini e delle nostre bambine attraverso le sequenze di colore per osservare il paesaggio in cui vivono o in cui andranno presto. Betta, io vi ci lasciamo con la nostra sorpresa adesso. Sì, grazie. Sì, adesso sì, diamo. Betta, sei tu, il capo sei tu. Speriamo di essere. Sentiamo. Il regalo che volevamo farvi, che è all'interno comunque di questo quaderno, diceva appunto Alessandra, il regalo che volevamo condividere con voi è la bellezza di poter ascoltare una sequenza di suoni che abbiamo costruito in lettura e di ascoltare come una sequenza può nascere anche all'interno del nostro corpo, come il corpo può raccontare questo incontro fra suono e disegno. E perciò ci piaceva condividere con voi questa piccola traccia musicale che è stata creata per il libro, offrendo a tutti voi l'interpretazione di Giulia, che è sempre stata al mio fianco, ma è prima di tutto una straordinaria ballerina, per osservare questo racconto e questi simboli e questo ritorno di colore attraverso il corpo, come proprio diceva Alessandra, una sequenza rosso, rosso, bianco, giallo, giallo, rosso, rosso, bianco, giallo, qualcosa che ritorna, che però magicamente lo va a raccontare il corpo. Perciò adesso vediamo se ce la faccio. Inquadro Giulia, spero la vediate bene. Ecco, questo è il massimo che posso offrirvi in questo momento. E vado, va bene Mauro? Sì, le tagli un po' la testa, le tagli un pochino la testa, ma va bene. Sì, vai. Sequenza che trovate poi nel nostro quaderno. Vado?
Ecco, torno io, che non sarebbe, sarebbe da far continuare Giulia in questo momento. Questo grazie per di... condividere con voi. Condividere grazie. Con voi che cosa vuol dire raccontare, raccontare con il corpo. Una forma d'arte in movimento che incontra l'arte e la musica. È una scultura in movimento. Grazie Elisabetta, è veramente bello, è un bel regalo. Grazie Giulia, soprattutto. Ecco, perché non la vedevo più, grazie. Allora, adesso tanto vi devo chiedere, ora, siccome... Ecco, vieni qua Giulia. Ciao. Scusa se ti ho anticipata all'inizio, ma non so cosa fare. Vi devo chiedere una cosa, nel senso che la vostra connessione lì, come era accaduto anche altre volte, è un pochino ballerina, va bene, e finché sull'audio, sulle cose, va bene, non c'erano problemi. Io vi chiedo se il pezzetto di Giulia ce lo potete riprendere e poi mandare, che lo mettiamo come filmato in fondo, perché è bloccata un paio di volte mentre ballava, così rimane per tutti, è un modo bello di farlo. Sì, sì, assolutamente. Allora, lo aspettiamo, grazie. Alessandra. Anche perché, Mauro, va detta una cosa. Giulia, tu chiaramente avevi, no? Nonostante la connessione ti bloccasse, era una cosa stupendevole. Tu pensa, noi che siamo dei pezzi di legno, abbiamo proprio bisogno di fare quelle 200 volte, guardare il tuo corpo che si muove, ascoltare i rumori di Elisabetta, e forse arriviamo dopo 200 volte a riuscire a far tintinnare il nostro corpo con le gocce. Quindi condivido anch'io con Mauro che riavere Giulia... sarebbe una cosa molto bella. Per me è la stessa identica cosa, infatti devo studiare assolutamente. Poi tra l'altro io poi sono strafelice perché credo, quant'è Giulia che rompo le scatole per vederti muovere e ballare, a te, Elisabetta, a tutti, ma è un anno probabilmente. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Va bene, senti, so che voi siete... oggi siete abbastanza di corsa, io vi ringrazio tanto, ma per oggi, perché era una meraviglia come al solito, però vi ringrazio perché è tutta una storia in qualche modo, no? che avete raccontato su un modo di fare arte e musica, davvero in questo... Io dico in questo anno, perché ormai è un anno che ci vediamo in un modo o nell'altro, mi avete fatto conoscere e ci avete fatto conoscere proprio un modo diverso di fare le cose. Avete davvero fatto vedere che si può stare con arte e musica nei libri di scuola in una maniera completamente diversa. Si può fare, si può veramente stare al fianco anche dei bambini, per cui... Perché io vi ringrazio tanto. Questo vuol dire che è una fregatura per voi, perché ci vediamo presto. Organizzeremo qualche cos'altro. Vedo Alessandra che ha una faccia preoccupata. No, ah, no, si era solo bloccata la connessione. No, è che Mauro, penso che vada dato atto a me, Elisabetta, che cerchiamo di non ripetere mai.
E il fatto di cercare sempre stimoli nuovi e tenere sempre viva anche la ricerca personale che facciamo significa per noi studiare, studiare, studiare. Quindi noi oggi è vero che salutiamo le nostre maestre perché l'ultimo webinar Erickson Rizzoli così, così importante, ma in realtà noi ci rimettiamo a studiare per essere poi pronte ad ottobre con tutto quello che noi per prime abbiamo provato su di noi, tutte le nostre domande, in modo da continuare poi insieme ad una comunità enorme, perché su questo vi ringraziamo anche noi per averci messo insieme ad un numero così alto di maestre e di maestri in tutta Italia, che ci permette di sentire che quello che facciamo può avere veramente delle ricadute importanti nelle vite dei bambini e delle bambine. Quindi vi ringraziamo anche noi e vi auguriamo buona estate, perché nonostante la grandine dei temporali di oggi, prima o poi arriveranno anche temperature dove non avremo 8 milioni di maglie. E già accetto l'invito in Puglia che ho visto passare prima, con molto piacere. Sono preoccupato, perché ottobre non era settembre, non ci dovevamo rivedere a settembre. Sei un grande Mauro. Ottobre è tardi, Alessandra. Cioè, voglio dire, si è di nuovo bloccato. Lo fa apposta. Si blocca la connessione. Quando si parla di Alessandra, si blocca la connessione. Va bene, ci rivediamo presto. Davvero, veramente grazie. Io, Mauro, adesso vi sento malissimo. Sento bene, più la stufa che ho qua dietro di voi. Vi chiedo scusa, ma per fortuna ha retto almeno fino alle 17:30. Tu non ti preoccupare, non abbiamo detto niente di importante, non ti preoccupare, nessun problema. Okay. Veramente grazie di cuore a tutti e volevo solo aggiungere che il contributo di Giulia non era per bloccare le maestre, ma per contribuire a chiedere ai bambini di ascoltare la musica anche con il corpo e di disegnare con il proprio corpo, perché i bambini anche in questo sono straordinari maestri. Perciò io dicevo questa cosa questa sorpresa rispondeva anche a una domanda, perché c'era una domanda sul foglio domande che forse voi non vedete, che è arrivata all'inizio proprio e diceva sì, va bene, arte, musica e movimento, e quindi voglio dire era proprio fantastico. Teneva proprio insieme le cose. Allora, Alessandra, l'abbiamo persa per la connessione, la salutiamo, ci sarà modo di risalutarla. Io saluto anche voi due. Ciao, Elisabetta, ci vedete sotto, dovete andare. Luca, tienimi un attimo due cose. Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie mille, ci vediamo presto. Grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Grazie Mauro, grazie di cuore. Grazie. Ciao. Dicevo, Luca, tienimi ancora un attimo. Scusate, oggi un pochettino strano. Io volevo solo dirvi, a chi interessa naturalmente, di non perdere l'appuntamento di lunedì, perché lunedì torna Lucio Biondaro del gruppo Pleiadi, torna a parlare di scienze con una cosa molto bella, con queste 5 esperienze per comprendere il mondo, 5 esperimenti che ci faranno vedere cosa sono le scienze e come le scienze lavorano nel mondo, come sono nel mondo. Quindi appuntamento lunedì, grazie mille di essere stati con noi e arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti e a tutti.